sei più grande se posso fare negli altri. Certo. Scusiamo con gli ascoltatori, siamo andati a prendere le sostituzioni che hanno effettuato i padroni di casa. Sono entrati nel rettangolo di gioco Nelo, nel frattempo l'interregiano avanti, parata miracolosa di Manti che manda in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per gli ospiti. Stavamo dicendo, nel rettangolo di gioco entrano Nelo, Surfaro, Lori, Giancarlo Mili e Marrari, al posto di Neri, Badalà, Cua, Perla e Toscano. Tempo calcio d'angolo per l'Interreggio, si appresta alla battuta con il numero 7 Kundara. Cross nel mezzo, la palla attraversa tutta l'area, recupera Giorgi, gioco di gambe, Giorgi perde palla, può ripartire la calcistica con Hermes cerca di involarsi in velocità, ci riesce Hermes, salta il portiere Hermes, tiro sbagliato, in entrata o sbaglia un gol quasi a porta vuota al secondo della ripresa. Altra occasione per il padrone di casa per passarsi sul doppio vantaggio, sbaglia il rinvio il difensore, recupera palla Giancarlo Mili, gioca al centrocampo Marrari, scambia con Borruto cerca ma non trova il passaggio per Hermes che viene intercettato dalla difesa, può ripartire l'Interreggio, recupera la palla Leone, sbaglia il passaggio, la palla arriva a Giorgi, commette fallo Dennis ai danni di Ferrato, calcio di punizione da posizione molto insidiosa. Sul punto di battuta troviamo il capitano dell'Interreggio, si tratta di Kundara Nair. Circa 4 uomini in barriera per i padroni di casa, posiziona, aggiusta la barriera il portiere Benitese, tutto pronto, si aspetta il fischio dell'arbitro, tende la rincorsa Kundara, parte a destro, la palla scavalca la barriera e termina a lato con il portiere avanti che controlla. Appresta al rinvio Manti, gioca per Surfaro, quest'ultimo gioca per Nelo, cerca di andarsene, allunga troppo la palla che termina in out. In questo momento
Si gioca a centrocampo. Commette. Commette. Fallo. Il centrocampista Regino. Calcio di punizione. Si appresta a battere Dennis che gioca per Nelo. Surfaro. Cerca Barbato, la palla scorre, Barbato, tiro! Tiro debole con Luvarà che è costretto a compiere un vero miracolo e manda in calcio d'angolo. Il quinto della gara, quarto per i padroni di casa. E presto a battere il calcio di punizione Marrari, cross nel mezzo, la palla arriva a Mili, respinge Nogera, spazza la difesa a Regina, viene recuperata la palla da Surfaro, l'ultimo tocco è del giocatore ospite, rimessa laterale per i padroni di casa, Nelo scambia con Marrari. Non trova il giusto aggancio con la palla che termina in out. Borruto scambia con Surfaro, anticipato la palla terminata dai piedi di Giancarlo Milli. Giancarlo Milli prova il destro, traversa piena. La palla torna in campo, arriva ad Hermes, stop di petto, se la portano avanti, Hermes in aria, gioca con Barbato, Barbato ancora per Hermes, Hermes entra in aria, Hermes, la palla rimane lì, si tratta dell'ennesimo calcio d'angolo per i padroni di casa, il quinto. Alla battuta troviamo Giuseppe Marrari, ne è entrato. Ricordiamo che Mister Manti ha effettuato ben 5 cambi, tutti all'inizio del secondo tempo. Marrari chiama lo schema, cross nel mezzo, la palla arriva a Dennis, Barbato scambia con Marrari. Direttore di gara chiama una rimessa laterale degli ospiti, la palla arriva al capitano che cerca un compagno, la palla arriva al difensore Crea che spazza, Giancarlo Mili anticipa il tutto, Giorgi con la difesa che spazza, nel frattempo ci sono movimenti nelle file ospite. Entra con il numero 13 Paviglianiti, siamo all'ottavo del secondo tempo, ed esce con il numero 15 Giuseppe Cariti. Nel frattempo la palla è tra i piedi dell'Interregio. Sbaglia il controllo, la palla arriva a Nogera, recupera palla, la calcistica lo fa con Giancarlo Milli che cerca Surfaro, stop a seguire di Surfaro, stop non controllato bene dal giocatore, spazza Crea, Surfaro passa Pietro Calabro che manda in rimessa laterale. Nelo batte la rimessa, la palla arriva ancora tra i piedi di Calabro. Leone sbaglia il rilancio.
con la palla che termina in out, calcio, rimessa laterale per gli ospiti. Ancora l'ennesima rimessa, non c'era, sbaglia il controllo, la palla rimane sempre tra i piedi dell'interregio con il capitano Kundara. Può ripartire la calcistica Spinella con Giancarlo Mili. Giancarlo Mili trova per due volte il colpo del giocatore ospite, si trattava di Lorenzo Lentini che ribatte entrambi i passaggi di Mili. Non c'era, spazza Nelo, cross che era diretto per Ferrato, la palla rimane ancora tra il rettangolo di gioco, Ferrato scambia con Giorgi, recupera palla Marrari, cercava il passaggio per Hermes che viene anticipato dal difensore Lorenzo Lentini. Nelo con grande falcata recupera palla, ancora Nelo supera la metà campo, cerca il passaggio per Barbato per Hermes marcato da due uomini, Hermes entra in area, si tratta di calcio di rigore per i padroni di casa. Atterrato Lori Hermes, la decisione arbitrale un po' dubbia, ma il direttore di gara indica il dischetto. Sul punto di battuta si dovrebbe trattare del difensore Nicolò Borruto contro l'Uvarà. Tutto questo al dodicesimo. Si aspetta il fischio arbitrale. Parte la rincorsa Borruto. Tiro parato. Para l'Uvarà. Tiro centrale. Sembra essere in giornata no oggi il giocatore. Ricordiamo che ancora il risultato è sull'1-0 e non tutto è deciso. Nel frattempo parte l'interreggio, viene bloccato da Nelo. Prende palla Hermes. Mili recupera palla Giorgi. Palla che arriva a Ferrato, cerca di involarsi, Nelo trova qualche difficoltà nel controllare la palla, che termina fuori. Nelo cerca la verticalizzazione con Hermes che se ne va. Hermes sul lato di sinistra. Hermes entra in aria. Ancora lui. Hermes tiro fuori. Calcio d'angolo. Altro miracolo di Luvarà. Sesto calcio d'angolo per la calcistica Spinella. Nel frattempo calcio d'angolo per la calcistica, batte Marrari, la palla entra in aria, la palla viene spazzata da Nocera, può ripartire l'interreggio in contropiede, grande il recupero del neentrato, si tratta di non era né entrato, era Francesco Meduri. Comunque nel frattempo questo è Crea,
non trova la verticalizzazione con Barbato, recupera palla Giorgi, viene commesso fallo su di lui, calcio di punizione, calcio di punizione per gli ospiti. Calcio di punizione battuto, la palla arriva tra i piedi di Giorgi, perde palla, recupera Marrari, scambia con Samuel Barbato, ancora Marrari, gioca per Mili, Barbato cerca il passaggio per Surfaro, passaggio che viene anticipato da Lentini. Questi è Nelo che scambia con Borruto. Borruto cerca Vermes, viene anticipato da Pietro Calabro, rimessa laterale per i padroni di casa. Siamo giunti al 15° della ripresa, il risultato è di calcistica 1 Interregio 0. Nello si appresta a battere la rimessa laterale. Altra rimessa laterale, è sempre battuta da Nelo, recupera Nocera, spazza, palla diretta a Ferrato, Ferrato anticipa Leone, gioca con Barbato, Barbato salta il primo, recupera Giorgi, può ripartire l'Interregio, commette fallo Samuel Barbato ai danni di Giorgi, si becca anche un'ingenua ammonizione, l'autore del gol. Terza ammonizione nelle file della calcistica. Calcio di punizione, battuta nel mezzo. Qualche difetto nel controllare la palla crea. Palla che arriva a Giorgi. Perde palla Kundara, può ripartire Borruto, può ripartire Borruto. Si invola nell'out di sinistra. Grande l'intercettazione di Calabro che manda in rimessa laterale. Rimessa laterale che sta per essere battuta dal numero 17. Si tratta di Giorgio Nelo. Palla viene intercettata da Pietro Calabro, nel frattempo altri movimenti nelle file melitesi, sbaglia il controllo Surfaro, rimessa laterale in favore dell'Interregio. Oh, involarsi Pavignaniti, ma Marrari fa buona guarda, Surfaro per Marrari, Marrari per Giancarlo Mili, Mili per Hermes, Hermes entra in aria, tiro di destro, ennesima parata di Lovara, la palla rimane ancora lì pericolosa, Lovara la fa sua, si appresta al rinvio Lovara, la palla arriva a Marrari, Hermes, Hermes scambia con Giancarlo Mili, Mili, gol Giancarlo Mili, 2-0 calcistica Spinella, il ne è entrato al 18° della ripresa, firma il 2-0. Nel frattempo Mister Manti si appresta ad effettuare un'altra sostituzione, la sesta, esce con il numero 14 Samuel Barbato ed entra con il numero 3 Alex Sergi. Tutto questo al 19° del secondo tempo. Prende palla Giancarlo Mili, la scambia con l'entrato Sergi.
Francesco Meduri, la palla rimane ancora tra i piedi dei Melitesi, sbaglia il passaggio Borruto, spazza il centrocampo Reggino con la palla che termina fuori, si appresta alla rimessa laterale Francesco Meduri, tenta lo scambio con Sergi, intercettato da Giorgi. Hermes, Alex Sergi si invola sull'auto di destra, rosso nel mezzo, la palla arriva ad Hermes, tira, parata, altro miracolo del portiere dell'Inter Reggio che quest'oggi sta davvero salvando l'impossibile. Calcio d'angolo che si appresta a battere Giancarlo Mili. Giancarlo Mili, cross nel mezzo, la palla che attraversa mille teste termina tra i piedi di Nelo, rimessa laterale per la Calcistica. Nel frattempo troviamo un giocatore del Calcistica Spinella a terra, credo che si tratti del numero 2 Francesco Crea. Gioco momentaneamente fermo quando siamo al 21esimo della ripresa, risultati di Calcistica 2 Interreggio 0. Ricordiamo i gol al 16esimo del primo tempo di Samuel Barbato e al 19esimo della ripresa del neo entrato al 18esimo della ripresa del neo entrato Giancarlo Mili. Messa laterale che viene battuta, Surfaro scambia ancora per Nelo, Nelo cerca di entrare in aria, viene commesso fallo su di lui, calcio di punizione per i padroni di casa, si tratterebbe di quasi di un corner corto. Calcio di punizione che si appresta a battere Marrari. Come dicevo prima, punizione stile corner corto. Nel frattempo fa il suo rientro in campo l'infortunato Francesco Crea. Cross nel mezzo di Marrari, colpisce di testa, la palla rimane ancora lì. Intervengono sia Hermes che Nelo nella speranza di buttare la palla in rete, entrambi non ci riescono. La palla rimane sempre in difesa con Nocera che cerca la verticalizzazione con Paviglianiti, con quest'ultimo viene anticipato da Borruto che gioca dietro con l'estremo difensore melitese Francesco Crea. Giancarlo Mili, Dennis Leone scambia con Nelo, Surfaro si fa vedere sulla metà campo, riceve palla Giancarlo Mili, ha davanti a sé una prateria, viene anticipato in maniera fallosa da Giorgi, calcio di punizione da circa 30 metri in favore della Calcistica Spinella. Tempo chiama un altro cambio, mister De Stefano,
esce con il numero 6 Antonino Nocera, al 25esimo del secondo tempo, ed entra Tripodi Christian, secondo ed ultimo cambio nelle file dell'Interregio. Nel frattempo Mister Manti decide prima il calcio di punizione sulla battuta Marrari e Mili, quest'ultimo che tocca per Hermes, schema non andato in funzione, Hermes prova il tiro con la palla che termina abbondantemente fuori. Nel frattempo Giancarlo Mili scambia con Hermes, quest'ultimo per Surfaro, Surfaro entra in aria, Surfaro, ancora lui, prova a tirare in porta, tiro che viene anticipato dalla difesa. Ottavo calcio d'angolo per i padroni di casa. Nel frattempo Mister Manti decide per il cambio, esce con il numero 2 Francesco Crea ed entra con il numero 6 Francesco Meduri, detto Junior. Nel frattempo calcio d'angolo, colpisce di testa Dennis, l'ansacca in rete. Siamo giunti al 26esimo del secondo tempo e cala il tris la calcistica Spinella con un gol di testa di Dennis Leone che manda a 3 le reti per i padroni di casa. Nel frattempo, come diceva prima, Mister Manti effettua il suo ottavo cambio facendo entrare Francesco Meduri, detto Junior. Ed esce Francesco Crea. Tutto questo al 26esimo del secondo tempo. Nel tempo tornando alla cronaca della partita, vediamo Marrari che cerca l'imbucata per Surfaro. Surfaro la fa sua, pressato da Pietro Calabro. Surfaro scambia con Hermes, ancora con Marrari, prova il destro, tiro respinto dal portiere Sergi, ma per il direttore di gara si trova in posizione di fuori gioco Alex Sergi al momento del tocco, quindi niente quarto gol per la calcistica Spinella. Si tratta solo di calcio di punizione per gli ospiti. Tra le proteste dei padroni di casa, Giancarlo Mili rischia qualcosa. Può involarsi Hermes, cross nel mezzo per Surfaro, vittorio! Surfaro, 4-0 calcistica, il ne è entrato, la mette dentro. Siamo al 28esimo della ripresa, calcistica 4, Interregio 0. Grande Surfaro, grande assist di Hermes, grande calcistica Spinella. Cambia ancora il risultato, quasi alla mezz'ora. Calcistica Spinella 4, Interregio 0. La palla arriva da Alex Sergi, viene anticipato ma non riesce ancora Sergi. Cerca il passaggio per Hermes, passaggio che non viene concluso. Hermes, Mili, Marrari, prende palla Nelo, Nelo, passa per Mili, Mili chiude la triangolazione per Hermes, Hermes, ma per il direttore di gara si trova in posizione di fuori gioco l'attaccante Militese, quindi si appresta a battere un calcio di punizione
la squadra ospite allenata da mister De Stefano. Parte Giorgi, attenzione, Ferrato cerca di entrare in aria, fa buona guardia Dennis che esce con la palla al piede. Ancora Leone, Re Leone, Mili scambia con Meduri, la palla era diretta ad Hermes, si invola Giorgi, gioco di gambe, grande recupero di Sergi che manda in fallo laterale. Allora, laterale che viene battuto dal numero 2 Allegra. Mili scambia con Nelo. Nelo va in volare Hermes che entra un po' in aria. Hermes 5-0. Lori Hermes che firma anche il suo 29esimo gol in campionato. Tutto questo al 31esimo della ripresa. Cambia ancora il risultato al Saverio Spinella, calcistica 5, Interregio 0. Questo è Surfaro, scambia per Hermes, viene commesso fallo su di lui, il direttore di gara mette mano al taccuino, viene ammonito l'autore del fallo, si tratta del numero 3 Pietro Calabro, primo ammonito nelle file regine, ammonizione un po' esagerata per il direttore di gara, il fallo era stato commesso nella metà campo. Calcio di punizione che sta per essere battuta da Leone, cross nel mezzo, la palla danza pericolosa nell'area regina, viene spazzata, recupera la palla Giorgi, può ripartire in contropiede l'Interregio, lo fa con Giorgi, lo scambio era per Paviglianiti, ancora Giorgi, scambia per Ferrato, tiro di sinistro, la palla termina alta. Altra occasione per il gol bandiera dell'Interregio. Gioca corto Manti per Francesco Meduri. Surfaro, ancora lui vince un rimpallo. Viene mandato Hermes in velocità. Hermes, passaggio per Nelo, la palla rimane ancora lì. Viene spazzata la difesa regina che può partire in contropiede con Giorgi. Giorgi scambia con Ferrato, rimpallo vincente per Giorgi, si invola sull'out di sinistra, la palla esce, secondo il direttore di gara fuori, rimessa laterale per i padroni di casa, Giancarlo Mili cerca la profondità per Hermes, profondità che viene intercettata da Marino, può ripartire l'Interregio. Gioca in difesa la calcistica, Giancarlo Mili scambia per Sergi, Sergi ancora per Mili, Borruto cerca ma non trova Hermes, la palla arriva a Paviglianiti, gioca con Ferrato, ancora lui, Ferrato è costretto a ritornare sui suoi passi, Ferrato entra in aria, ancora Ferrato, scambia con tiro, manda fuori di poco Giorgi con il direttore di gara che chiude forse con qualche secondo di anticipo le ostilità.
Ricordiamo il risultato finale. Calcistica Spinella batte Interreggio con il risultato di 5-0. Ennesima vittoria per i padroni di casa, che compiono record su record, imbattuti ancora. Comunque la linea può tornare allo studio, risentirci per le interviste. Buonasera, siamo nel posto partita tra Calcistica Spinella e Interreggio, siamo insieme all'allenatore dell'Interreggio, il signor De Stefano. Mister, una partita contro la capolista che non è finita nel migliore dei modi. Sì, purtroppo il risultato non bugiardo, poteva essere anche più gol, no? Però il mio unico rammarico è che a poco ore dalla partita mi sono venuti a mancare tre giocatori fondamentali che non sono potuti venire per problemi, chi febbre, chi usciva tardi da scuola. Questo è il mio unico rammarico, però sono contento della prova che hanno fatto i miei ragazzi. Un elogio particolare voglio fare al mio portiere, che è esordiente, veramente ha fatto una gran bella partita. Mi complimento con lui, ma soprattutto anche con tutta la squadra che ha dato tutto quello che poteva. Diciamo che ha parato il rigore, ha tolto anche molte palle gol, come detto voi anche poteva essere più rotondo il risultato. Parlando della prossima partita che andate a affrontare, dove, contro chi giocherete? La prossima partita andremo ad affrontare il Mirabella, un'altra partita tosta, e spero di avere tutti gli effettivi a disposizione per poter affrontare la partita nel migliore dei modi, come viene preparato in settimana. Sicuramente, visto la classifica, la Calcistica ti farà per voi. Vi ringrazio e faccio i complimenti comunque alla Calcistica per l'ottima prova che ha fatto oggi. Buonasera, siamo nel posto partita tra Calcistica Spinella e Interreggio, siamo insieme al centrocampista dell'Interreggio Giorgi Gianturia. E come hai visto i tuoi compagni oggi in campo, nonostante il risultato che non vi ha favorito? Oh, sono stati bravi alcuni, quasi non ce la fanno, non lo so. La prossima giocherete contro il Mirabella, che partita vi aspettate? Non lo so. Buonasera, siamo nel posto partita tra Calcistica Spinella e Interreggio, siamo insieme al portiere Francesco Luvarà. Francesco, nonostante le due parate, compreso anche il rigore, non è stato possibile portare a casa almeno un punto. Lo so, perché il difensore a volte ha lasciato l'uomo e a volte ho sbagliato pure io, che non ho messo il difensore per contrastare il colpo di testa. Prima ci diceva il tuo mister che sei classe esordienti. Sì, sono più piccolo, infatti io sono 2002. Si è fatto nonostante tutto un'ottima partita, facciamo i complimenti a Telemelito. La prossima giocherete contro il Mirabella, che partita vi aspettate? Ci aspettiamo una partita molto più brava, molto più buona di questa, e vogliamo portare a casa i tre punti. Siamo nel posto partita tra Calcistica Spinella e Interreggio, siamo insieme al difensore della Calcistica Spinella, si tratta di Nicolò Borruto. Nicolò, come partita ti è sembrata che sia stata quella di oggi? Una partita di sicuro che abbiamo dominato, però al primo tempo ci hanno un po' messo in difficoltà, però poi nel secondo tempo abbiamo dominato, sicuramente. Risultato giusto quindi? Sì, sì, giustissimo. Fino adesso si continua a dire sempre che fate record su record, ancora imbattuti. La prossima contro chi andrete a giocare? La prossima andremo a giocarla contro il Reggio 2000, al Reggio. A Ravagnese? Che partita vi aspettate? Una partita molto difficile, però ce la metteremo tutta per vincere. Per questo finale di campionato che prospettive ci sono? Vincere il campionato. Ok, grazie. Grazie a voi. Buonasera, siamo nel posto partita tra Calcistica Spinella e Interreggio, siamo insieme all'attaccante Lori Almes, al preparatore atletico Giuseppe Machera. Facciamo una domanda prima al bomber della squadra, che oggi ha segnato il suo 29esimo gol. Lori, sei entrato nel secondo tempo, hai fatto diverse azioni, hai segnato un solo gol. Che partita è stata comunque per quanto riguarda i tuoi giocatori? Allora, la mia squadra ha giocato molto bene, solo che io sotto porta ho sbagliato molto. Ho fatto segnare i miei compagni e il mio mister mi ha fatto cominciare dall'inizio. Manco dal secondo tempo. Potevi fare doppietta oggi a portarsi a 30. Volevi. Volevo.
Una domanda anche al Giuseppe Macheda, si tratta del preparatore atletico. Come ha visto oggi i suoi giocatori in campo? No, li ho visti molto bene, avevano voglia di vincere, perché anche se non faceva classifica ci tenevamo a vincere sia la società che i ragazzi. E alla fine è andata bene, soprattutto il secondo tempo. Il primo tempo onestamente non mi è piaciuto, troppa individualità e poco gioco di squadra. Invece il secondo tempo è andato decisamente meglio. Forse i cambi di Mister Manti hanno scaturito qualcosa? Sicuramente sì, perché chi è entrato è riuscito a lasciare il segno, perché i gol del secondo tempo sono arrivati da Mili, Lori, Surfaro, ragazzi che sono tutti subentrati nel secondo tempo. Adesso un'altra domanda a Lori Hermes. Lori, la prossima contro chi la giocherete? Mi sembra Reggio 2000 fuori casa. A Ravagnese, punti lì per il 30° gol? Sì, speriamo. Siamo nel post partita tra Calcistica Spinella Interregio, siamo insieme all'allenatore della Calcistica, Annunziato Manti. Mister, un primo tempo, secondo lei quali sono state le difficoltà della squadra? Non è stato un bel primo tempo, non un primo tempo degno da una prima in classifica. L'avversario era decisamente inferiore a noi, però noi l'abbiamo sottovalutata come al solito. Era da un po' che non capitava, mi dispiace perché mi pensavo che i miei ragazzi avessero superato questo scoglio di approcciare bene il match. Non lo so, ho visto troppe individualità, non si giocava da squadra, ognuno pensava, diciamo, a risolvere la partita da sé. Infatti poi si è visto il cambiamento nel secondo tempo, abbiamo giocato molto bene, ci siamo presentati almeno 7-8 volte davanti al portiere, potevamo fare più gol, però l'importante era vincere. Peccato per questo primo tempo, però spero che sia stato solo un episodio. La prossima giocate contro un'altra squadra importante come il Reggio 2000, a Ravagnese, che partita vi aspettate? Sì, andremo a affrontare il Reggio 2000, altra squadra che non fa classifica, però i miei ragazzi sanno che io voglio i 3 punti come li volevo oggi, certo. Speriamo che non si ripeta, diciamo, questo inizio di partita come è stato oggi. Speriamo che abbiano capiscono dagli errori, imparino dagli errori per approcciare meglio il match e essere già grintosi e cattivi fin dal primo minuto.